Allora, ho appena scolato i miei grani. Guardate, questo solo per farvi vedere che è facilissimo gestirli. Li ho scolati. Questo è il kefir che ne è uscito, vedete? Bello denso, eh? Abbastanza denso, però così com'è è da bere. Allora, altrimenti poi lo filtriamo. Appoggio i miei granuli qua, li faccio scolare per benino, preparando la bilancina. Allora, questi sono tantissimi, vedete, sono tanti, io non posso tenere tutti questi grani. Quindi ora li vado a pesare, ecco perché voglio regalarli, altrimenti mi tocca darli ai miei bruchi. Quindi la quantità esatta da tenere, per non, altrimenti ci vorrebbero 2 litri di latte ogni mattina. Questo è il latte, aspettate, non so se riuscite a vederlo, lo metto qua. Intero, parzialmente scremato, io alterno, questa volta intero. Vediamo, ne tengo, io direi 50 grammi vanno più che bene per avere una produzione tutte le mattine decente. Io non è che li peso sempre, eh. Delle volte, una volta abituati a quanto latte ci va, vado anche ad occhio, ogni tanto poi li peso per regolarmi. 50 grammi, se io metto da 1 ai 10 ci va. Mezzo litro di latte, 500 grammi. Posso metterne anche un pochino di meno, quindi facciamo da 1 a 7. Ah, scusate, devo pesare naturalmente. Però una volta visto, tipo domani mattina, ci metterò la stessa dose. Quindi vado, mi vedete, non so se ho inquadrato bene, vado a mettere un po' meno di 500. Mezzo litro di latte, ecco perché bisogna togliere, perché altrimenti ci vorrebbero 1 litro, 2 litri di latte ogni mattina. Ce ne metterò 400 grammi. Questo per farvi vedere com'è semplice gestirli. Ecco qua, vedete, una volta regolato quanto latte ci va, poi senza pesare, insomma, posso andare anche ad occhio. Qua, vedete, questo è il mio barattolino che adesso chiudo, chiuderò. E lo lascio per 20, almeno per 24 ore. E domani avrò presso a poco la stessa produzione, anche di più, perché mi sembra che ieri avevo messo meno latte. Ok? Non è difficile. Questi ora li metterò in un altro barattolino perché devo regalarli ad un'amica. Altrimenti li devo togliere perché questi aumentano, ogni mattina aumentano, quindi ci ritroveremo un mare di grani. E naturalmente poi una produzione, se non la smaltiamo, se non abbiamo una famiglia numerosa, non possiamo smaltirla. Voglio farci il primo sale oggi, quindi così lo userò, tutto. Ne ho altro anche in frigo. I miei figli, sono sposati, nipoti, non amano molto lo yogurt e quindi non so proprio che fare con tutto questo yogurt, altrimenti devo be mangiarlo, beverlo tutto io. Bene, amici, ci vediamo al prossimo video. Ciao.